Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Resistance Fall of Man. Allora, proseguiamo dove ci eravamo lasciati. Non mi ricordo però dove siamo finiti qua. No, l'episodio scorso abbiamo finito il livello del Comando Nord, scoprendo l'esistenza di angeli che controllano gli altri Chimera. E noi ne abbiamo ammazzato uno, meglio, sì, il nostro protagonista qua. Adesso. Ah, dovevamo forse salvare un certo Cartwright, se non erro. E qua abbiamo un'arma nuova. L'XR 005 Hailstorm dovrebbe essere un'arma di costruzione USA, anche se non è presente in nessun ordine di battaglia. Sprigiona raggi subsonici che sono progettati per rimbalzare sulle superfici dure. I colpi continuano a rimbalzare fino a quando non trovano un bersaglio morbido. Con colpi di rimbalzo è possibile eliminare i nemici fuori dal raggio visivo. Premendo L1 il caricatore dell'Hailstorm viene lanciato, creando una torretta automatica che sparerà i suoi raggi verso i bersagli più vicini. Il rinculo dei raggi può anche consentire al caricatore di rimanere sospeso in aria. Vediamo. Ah, va. Ma mi hanno ignorato. Mi hanno ignorato. Madonna. Vediamo la torretta. Ah, ok. No. Forse la torretta non è male. Ah, ho finito i colpi, va bene. Ok, ho finito i colpi anche di quest'arma. Sa che qua. Guarda lì. C'è pure uno con l'Auger. Vai. Oh, sono morti, spero. E lì però. Aspetta. Ricaricare un po'. Qua. Ok. Poi li abbiamo presi alle spalle. No. Che è sto casino? La cavalleria è composta da un solo uomo, cioè io. I colpi, quindi. Lì ce ne sono parecchi, toh. Ok.
brutto io, non vorrei dire. Ok. Come al solito. Porca vacca. Questa. Ecco. Esploso tutto. Più poca vita. Aspetta un attimo, non è che magari c'è dei colpi. Qua c'era della vita, aspetta. Se non l'ho presa. No. Ah, guarda. Anche lì, ecco. Qui niente, a posto. Sono tornato, ok. Fa vedere. Guardalo. C'è la ringhiera, mi dà fastidio. Aspetta. Beh. Spero è morto, sì. Oh, un altro. Allora. Morti? Ah. Ah, questi qua sono quelli, sì. No. E pare ho mancati tutti. Aspetta, usiamo questo. Beh, vediamo. Ce n'è uno vicino, va, che quello... Però sta molto fermo quando vuole sparare. Ok. Ok. Niente colpi. E torniamo con questa. Ah, qua. Attenzione. Si rimette nel stesso punto. Infatti. Ok. Guarda qua. Ah, ho tre granate riccio. Ce n'è uno in casa. Vediamo se sbuca di lì. No. Ok, ottimo. E aspetta. No, ma ce n'era ancora uno. Forza, muoviamoci. Solo un momento. Cartwright era il migliore dei miei uomini. Non gli sfuggiva mai nulla. Doveva sapere che Hale era infetto da quando si erano incontrati a Nottingham. Per fortuna, Cartwright non trascurava mai i particolari. Territorio comune. Le chimere che hanno attaccato il comando nord arrivano da lì. Dobbiamo solo capire da quale buco sono usciti in modo da consegnare loro una piccola ricompensa. Sì, è vero che c'è una sezione in auto. È in emergenza, va bene. Ma... Ok, così per scendere. Ah no, passa... Ok. Ah, è così esco, ok. No, volevo ricaricarmi eventualmente i colpi. Ok. Aspetta.
diciamo che ci penso io, perché tu spari un po' a caso, no? Ah, invece, e invece il nostro mister. Ok. Ah, guarda anche là. Ehi, vi vedo. Ok. Ok. Ancora uno? No. Qua c'è bisogno. Tanto sta fermo. Vediamo. Ok. No. Ok. Svoltiamone un po' da qui. Va. Ancora vivo. Ok. Ancora 4 colpi. Guarda, questi aspettano lì. Oh. No, non l'ho preso. Forse è troppo lontano. Spara, spara. Posso mettermi io, no, eh. Aspetta, per... Ok, così. Dovremmo abbassare quel cancello. Aspetta. Aspetta, mi hanno un po' preso. Sì, sta macchinina, sta Jeep non ha vita, però usa la nostra vita. Aspetta. No, fammi... Aspetta. Fammi uscire. Ok. Ha smesso di sparare. Poca vita. Poca vita. Ha smesso di sparare. Puoi sparare almeno per far finta di far qualcosa. Ecco, poi ogni tanto qualcuno lo becchi. Mister. Aspetta. 6 colpi. Qua è un 0. Andiamo qua. Quello è morto. Sono morti tutti. Aspetta. Facciamo così. Ah, ce n'è ancora uno lì. Guarda, mi metto qua. Ecco. Ok. Oh. Se lo metto in posizione giusta. Aspetta, qua c'è qualcuno. I controlli devono essere in quella struttura laggiù. Aspetta. Ok. Cerca i controlli del cancello. Ok, tu mi dai una mano. Presti un favore. Ecco qua. Ok, il primo. Adesso lui lo mettiamo in una posizione giusta.
qua. Dovrebbe così. È proprio davanti all'entrata. Aspetta. Non spazio, vai solo su. Ma qua non c'è nessuno, forse da dietro c'è qualcuno a vedere. No. Noi controlliamo. Ok, qua sono tutti morti. Ok. Il cancello è aperto, passiamo. Ok. Qua c'è qualcosa? Secondo me sì. Documento 23 novembre 50. Trovato un soldato durante una pattuglia fuori Exeter. Sembra rimasto solo a lungo. Non parla molto, ma ha mangiato una razione giornaliera in circa 5 minuti. 25 novembre 50. Il soldato si è finalmente ripreso. Si chiama Buckler ed era a Salisbury quando i Chimera hanno preso la città. Ha detto che i suoi si erano preparati a una battaglia di terra, trincee, fortificate, carri, eccetera, ma i Chimera hanno attaccato dal cielo con le cuspidi. Gli striscianti hanno infettato tutta Salisbury in pochi minuti. Buckler non sa spiegare come sia sopravvissuto. Tutti pensano che sia scappato, ma nessuno lo biasima per questo. Ok, nient'altro. Due. Vado di qua. Ah, un po' di questi li stendo. Ok. Pensaci tu a quelli lì. Vai. Oh, bravo, bravo. Aspetta. Poi come fanno a farmi male questi se sono sulla macchina? Cioè sulla Jeep, vabbè. Aspetta, sgommata. No. Ecco. Ok. Qua c'è una Jeep. Aspetta. Chi spara? Ah, là in alto. Là. Vediamo se riesco a prenderli da qua. 6 colpi. Sì, però è ancora vivo, porca. Ecco. Ma secondo me influisce la distanza. Cioè, se ero più vicino era già morto, però. Ok. Carichiamo. Stanno avvicinando. Bravi. Attenzione, Lauer. Oh. Mi ero incastrato. E olè. Ancora vivo. Oh, no. Mancato. Dai, picchialo. Cioè, spara lì. Ok. Allora, aspetta. Mettiamoci qua.
No, non l'ho preso. Pensavo di averlo preso in testa. Però dai, pensaci tu. Ecco. Adesso lo metto davanti come prima, si spera. Un altro cancello. Sai cosa fare? Via, e io me ne vado un attimo. Così lui da là fa tipo da torretta, tanto lui è mortale. Ma guardalo, guardalo. Aspetta, mi allontano un po'. Ok, dammi qua. No. Ok, è morto con le braccia aperte. Ok. Eh sì, lui là fa tipo torretta, immortale, a posto. Ok. No, ancora vivo. Chi mira? Quello lì. Ma proprio a quello lì devi mirare. No, però l'ha preso, dai. Bravissimo. Attenzione. Sto beccando quello davanti morto, però, Aspetta. No, dove sei? Ma è andato dall'altra parte. Ah, ce n'era un altro. Ok. Facciamo il pieno. Ok. Adesso di là. Questa cosa. Mettiamo qua davanti. Oppla, andiamo lì sotto. Ok, non mi dovrebbe prendere. Infatti, ma se io lanciassi. Oh sì, vai, ho presi. Bravo, bravo. Attenzione. No. Ancora un po' di gente. Aspetta. Ok. Cos'è che si è aperto? Ah, qua davanti, ok. Rinforzi nemici. Andiamo addosso, andiamo addosso. Ecco. Addio. Qua non si può andare. Quelle? No, sono pezzi di mappa così random. Qua c'è un'altra casetta, aspetta. Ecco. Riesco a prenderci. Ah sì, ah sì. No. Ma no, lo sono spostato, dai. Aspetta, facciamo così. Vai. Ecco, così almeno pensiamo noi. Alle spalle. Ah, erano quelli di prima, sì.
Andiamo qua. No, solo munizioni. Aspetta, torniamo da Cartwright. No, ok. Qua c'è altra gente. Ce la fai a girare, mister? Pronto? Mio Dio, eccone altri. Non te ne sei accorto. Lui inizia a sparare. No, no, aspetta. Come prima. Vai, qui davanti, vai. No, troppo. Troppo. Aspetta. È andato. Vai, però. Madonna, aspetta, qua abbiamo. Ok, c'è quello con l'auger che si è bloccato lì dentro. Ah no, ok. Morto, sì. Lui è invincibile. Occhio. Oh, cazzarola. Vabbè, che tanto il checkpoint mi pare era qua. Esatto. Aspetta. Questi li investiamo. Oppure ne investiamo uno. Anzi, è morto prima. Ah, se no posso passare oltre, in effetti. Posso fare così. Tanto no, più che altro qua ci sono munizioni. Aspetta. Faccio così. Opla. Siamo oltre. Anche qua. No, lui. Devi fermarti qua. Ok, esatto. Attenzione, attenzione sopra. Ecco, esatto, lì, lì. E lì, aspetta, ci muoviamo un po'. Vediamo se riesco. Ah, sì. Vai. Due. Perfetto. A sparare al muro. Attenzione. Vai, granata riccio. Però temerario quello. Ah, è morto, porca vacca. Chi ce l'ha? Ah, beh, da quelli là ci hanno inseguito. Aspetta, aspetta. Ok. Fino a sparare, di fermare. Aspetta che voglio capire. No, lì non c'è più nessuno. Ci sono un sacco di morti. Ok. Allora, ok. Abbiamo attivato un altro. Un'altra sbarra. Adesso. Stessa cosa.
No. Porto avanti. Esattamente qua. Ok. Vediamo, c'è qualcuno. Ok. Tutto al massimo. Ok. Qui. Beh, devo andare di qua. Qui fuori siamo ben nascosti. Passiamo quella recinzione. I Chimera tendono a stabilirsi vicino ai grandi centri abitati. Trovarli in una regione desolata come Somerset era molto sospetto. La gola era piena di fabbriche che costruivano erranti e incrociatori. Fin qui nulla di nuovo. Ma nelle profondità della gola, i Chimera celavano un terribile segreto. Una scoperta scioccante. Aspetta che non me la ricordo. Che scoperta sia. Troveremo la base dei Chimera più in fretta se ci dividiamo. Prendi l'altro sentiero. Urla se trovi qualcosa di particolare. O meglio, quando trovi qualcosa. Beh, ma lui non è di molte parole. Il nostro protagonista qua, eh. Ok, va che lì c'è uno. Ah, quelli sono piccioni. Ah, ok. Cioè c'è uno di guardia, così? Ah, no. Ok. No. Arrivano sgherri. Arriva un po' di gente. Sono abbastanza allo scoperto. Cioè. Cavolo. Sono belli aggressivi. Ma questo è leggermente diverso, ma non c'è nulla in descrizione. Non so. Aspetta, fa vedere se per caso. No, siamo sempre al grigione. Ah, qua abbiamo il Loop Lynx. È un veicolo leggero dell'esercito britannico, adatto a ogni terreno utilizzato per i lunghi pattugliamenti. Malgrado non sia corazzato, il Lynx è estremamente resistente grazie alla sua scocca rinforzata. Ha quattro ruote motrici, la sua ampiezza gli consente di non avere problemi anche nelle curve più secche. Il Lynx è equipaggiato con una torretta mobile da 360 gradi, su cui è montata una mitragliatrice L650 da 17.7 mm. No, 12.7, scusa. Qui niente, ok, armi, ok, basta. Allora qua come possiamo. No, qua così va bene, aspetta. Vabbè, no, proprio così no. Ok. Ma fine. Aspetta, colpiamo questo, dai. No, no, comunque come nulla fosse, cioè. Ok, questo è morto. Ma come nulla fosse. Ah, ecco, adesso. Adesso si apre. Non ho preso nessuno. Ma andate via. Ok, però più si avvicinano più. Cioè più colpi ricevono, eh. Ok. Questi stanno arrivando, ma tanto questi arrivano con calma. Cioè. Ok. Un po' di colpo della vita.
qua. Oh, ok, non li avevo visti. Si confondono con l'ambiente. Ok, quello è morto. Oh, non avevo visto. No, loro proprio non. Madonna, mi voleva abbracciare. Aspetta. Ok, si sgherra a posto. Allora, ho due colpi. Aspetta. Faccio aggressivo adesso, eh. Sorpreso. XR003 Sapper. L'intelligence britannica ritiene che l'XR003 Sapper sia un'arma segreta degli USA. A oggi solo tre di questi ordigni sono stati recuperati, che fa di loro uno degli oggetti più desiderati di tutto il nostro arsenale. E ce l'avevano in mano in chimera, a quanto pare. Premendo R1 si producono una serie di cariche esplosive inserite in cellule vive simili ai globuli dei vedovizzatori. Le cellule si attaccano a ogni superficie e in questa maniera è possibile creare estesi campi minati. Mirando a una cellula e premendo L1, la cellula selezionata esploderà, facendo saltare in aria anche le altre presenti in raggio d'azione. Tenendo premuto L1 esploderanno tutte le cellule rimaste. Ah, vabbè. Un lanciamine, cos'è? Vuoi vedere? Era. Vediamo. Ah, però scoppiano anche a mo' di barriera, sì. Ok. Ok. Questo è un errante. Spento. Qua c'è della vita. E ne abbiamo di armi, eh. Mi sa che ce ne manca una. Dammi qua. Dobbiamo avvicinarci alla base di quei bastardi. Di sicuro si stanno facendo più vivaci. Vivaci. Sono dei ragazzini, eh. No. Ok. Guarda, facciamo così. Ecco. Ok. Non c'è nessuno. Madonna. Aspetta. Ouch. Ok. Ok. Vabbè, dov'è? Qualcosa. Ah, aspetta, vado su però. Si è attivata. Aia. E vado via. Cosa è questo? Agra al massimo. Oh madonna, un prigione. Così all'improvviso. Ah, ne arriva un altro. Qua ne arriva un altro. Ti stai perdendo tutto il
Non credo, carissimo. Ah, guarda lì. Qui. E allora. Questo è aggressivo. Pure con l'auger. Ancora vivo? Sì, si è spostato. Oh madonna. Meno male che è immortale. Salve. Oh, l'ho preso. Ok. Guardalo lì. No. Ok. Aspetta, facciamo così. Dove era questo? No, non mi ricordo. No, sì, questo. No. E no, questo no. No. Di colpi. Dov'è? Ah, qua. Tu? Stai bene? Sì, 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 ok. Andiamocene da questo dannato posto. A questa parte! Seguimi, Hale! C'era una struttura... Troppo di te, sergente. Ah, grazie. Perché siamo noi quelli non più umani, quindi. Ok. Dai, grigioni, grigioni. Pare ce l'abbiano con noi. Ma dai. Cioè. Ehi. No. Non si direbbe, è vero? Ce l'hanno con noi. Carichiamo caricatori interi. Ok. No, ma tu non sparare, tranquillo. Non ci stanno attaccando.
checkpoint raggiunto. Qua ci sono le mine, facciamo così. Abbiamo... Ah no, sono scarico. Ok, però più facile distruggere le altre. Quelle riccio mica troppo. Andiamo. Ok. Aspetta che avanzo. Ecco, così mi danno una mano le mine. Ok. Ok. Vai, dov'è? Sgherri. Sì, quelli sui che saltano da un muro all'altro. Oh, dicevo, non ho più vita. Aspetta, sì. Ok. Vai, vai. No, aspetta, volevo attivarle. Oh, quella vacca, guarda te. Oh, ma il mister, dov'è? Aspetta. Oh, no. Ok. Basta. Madonna. Aspetta, qua... Dice della vita, ma non ci arrivo. Eccolo. No. No. Qua devo arrivarci con più vita. Troppo poca. Ma lui è meglio di noi, anche se è umano. Allora, aspetta, prima... Mine! Così, e via. E le evitiamo, poi. No, porca vacca, mi ricordavo che c'era questa qui. Poi qua si attiva. Aspetta, ne lancio una io, così, di rimbalzo. Vai che li ho presi... Guardalo! Bastardo! Ok, però ho più vita di prima. No. Ah, ok, l'ho disattivata, va. Ok. Allora adesso... Non si vede. Ma si spawnerà dopo, sicuro. C'è come varco una certa soglia. Ma qua si chiude? Forse si chiude, eh. Allora, vado di qua. No, è aperto. Infatti, spawnano dopo. Bravissimo, se... Ok, benissimo. No, se lui... No, lì non si chiude, comunque. Ok. Ok. Ah, uno è morto qua, ok. Così. Ma c'è... Ah, ecco. No. L'ho preso in testa. Ah,
ancora. Dammi questo. Un po' a caso. Aspetta. Non saprei. No. Questo sì. Eh sì, alla fine il tracciatore. Ok, concentro il fuoco. Ok. Cioè, non... diciamo, forse mi trovo meglio con la carabina in un certo senso, perlomeno inizio gioco, ma in realtà... questo è meglio, in realtà questo è meglio. Mi trovo meglio col mitragliatore dei Chimera, in realtà. Ormai mi sono abituato. No, ok, non c'è niente. Senti gli uccellini. Qui, ok, dove siamo partiti. Mi ha fatto il giro, ok, per andare via. Hale e Cartwright avevano scoperto la chiave dell'intera strategia dei Chimera. La torre che avevano trovato non era stata costruita, era stata dissotterrata. Questo dettaglio cambiava tutto quello che avevamo creduto di sapere sui Chimera. Lasciando il Somerset, avevano notato i condotti energetici che si diramavano dalla torre alle loro spalle. Pensiamo che questa scoperta abbia ispirato le fatidiche imprese che Hale compì quel giorno. Raggiungere il Comando Sud avrebbe richiesto almeno un'ora. I Chimera avrebbero avuto tutto il tempo per attaccare. Quindi... non lo so, erano già qui un po' come la guerra dei mondi, mi pare. Tu vai alla base. Dobbiamo essere sicuri che venga evacuata completamente. E come fa a guidare sulla torretta, scusa? Vabbè.